Sono Davide Moretti, sales manager di Casio, e anche quest'anno abbiamo partecipato al roadshow di Connessioni, quest'anno focalizzato appunto sull'education, sul mondo della scuola, che per noi di Casio è un punto centrale della nostra proposta per quanto riguarda l'audio video, soprattutto per i videoproiettori. Abbiamo poi anche altro materiale, noi siamo storici nella scuola con le nostre calcolatrici, con le nostre tastiere per il liceo musicale ad esempio, e quindi abbiamo una storica presenza nel mondo dell'educazione. Da diversi anni andiamo nelle scuole a spiegare quello che è il valore aggiunto dei nostri prodotti, e questa occasione è stata utile per incontrare nuove professionalità nel mondo della scuola, quindi non solamente docenti, operatori degli istituti, ma anche progettisti, persone appunto che danno servizi alle scuole che vogliono saperne più sulle tecnologie audio, video e controlli. Noi di Casio abbiamo presentato quelle che è un po' la nostra esperienza sulla tecnologia video in classe in generale, parlando non solo di videoproiezione, ma di tutto ciò che la tecnologia video dà a disposizione di insegnanti, docenti, operatori per ampliare le proprie possibilità durante le lezioni. Abbiamo poi portato ovviamente la nostra proposta tecnologica di videoproiettori senza lampada come soluzione intermedia tra un prodotto come il monitor, che non richiede manutenzione e costi nel tempo appunto per la sostituzione di parti che vanno a deperirsi, e dall'altra parte invece la possibilità di avere un grande formato oppure un prodotto che possa essere spostato da una all'altra come il videoproiettore. Avere un pubblico misto dove a docenti si mescolavano progettisti e altre tipologie di professionalità è stato un punto di forza di questo evento, perché permette di mettere in connessione ancora più persone, noi che produciamo la tecnologia, chi questa tecnologia la utilizza e anche chi sta nel mezzo, ossia chi deve consigliare l'utente finale e quindi fare un po' da tramite tra l'offerta tecnologica e l'utente e l'esperienza dell'utente, e poi deve anche mettere un po' insieme il puzzle, insieme i pezzi per dare un'esperienza che sia completa.